Era il 2009, una data scolpita nelle nostre menti e nel nostro cuore, il terremoto dell'Aquila, 309 vittime. Queste sono le immagini del G8 che si svolse proprio nel capoluogo di regione dall'8 al 10 luglio. A presiedere il summit fu l'allora presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi. Una riunione con i leader, capi di Stato e di Governo dei paesi del G8, a cui si aggiunsero altri capi di Stato e di Governo invitati ai vertici di numerosi organizzazioni internazionali. Chi lo conosceva bene ha parlato di Berlusconi come di una presenza costante nel capoluogo e nei territori colpiti dal sisma. Non solo il terremoto, anche naturalmente la politica, le elezioni, i comizi, con la sua solita ironia. Questo l'incontro per le ultime regionali nel 2019 al Palabecce di Pescara. Vogliamo cambiare il paese e come lo vogliono fare? Con tutte le peggiori ricette della sinistra comunista e con in più una spinta forte che tutti loro sentano dell'invidia sociale. Siccome non hanno niente, invidiano coloro che con una vita di sacrificio e di lavoro hanno saputo raggiungere il benessere. Comunque la si pensi, Berlusconi, nel bene e nel male, ha inciso sulla sorte del paese. Legato all'Abruzzo, sostenitore dei vari candidati alle comunali e alle regionali, indimenticabile quando anni fa, lungo Corso Umberto a Pescara, prese una scaletta e improvvisò un comizio in città tra la gente attonita o divertita. E qui vi proponiamo uno stralcio dell'intervista che il nostro direttore Carmine Perantuono realizzò. Presidente Berlusconi, tornato all'Aquila, che città ha visto sfilare sotto i suoi occhi oggi? Ho salutato la moltitudine di persone che nel giardino mi salutava, mi diceva ripetutamente grazie, grazie. Molte anziane signore hanno voluto baciarmi, abbracciarmi. Sono andate di mezzo anche le mie mani, guardi qua, che sono state prese con troppa energia. Naturalmente tanti messaggi trasversali di cordoglio dal mondo della politica e la collega Katia Napoleone ha ascoltato il coordinatore regionale di Forza Italia, Nazario Pagano, molto legato alla figura di Berlusconi. Intanto il ricordo di Berlusconi in una giornata come oggi, un ricordo sicuramente doloroso, difficile anche da spiegare. Sì, per me soprattutto difficilissimo da spiegare perché per me non era solo il mio leader di partito, era una persona a cui ero legato da un sentimento di affetto. Sono 10 anni che io l'ho frequentato e devo dire, non ho solo apprezzato il grande uomo di Stato, il vero italiano, il visionario, il genio, ma anche l'uomo, la persona che, l'uomo generoso, buono, che io ho conosciuto e ho decine, forse centinaia, di ricordi, di testimonianze che arrivano da tutto questo e non riesco ancora a crederci perché penso che nulla sarà più come prima e non riesco neanche ad immaginare un'Italia e, come dire, un paese come il nostro senza di lui. Molto legato anche alla terra d'Abruzzo. Sì, pensate che sono innumerevoli i ricordi che lui ha e che gli abruzzesi hanno di Silvio Berlusconi, innanzitutto per il dopo terremoto. E pensate che dal 6 di aprile del 2009, quando c'è stata la scossa di terremoto all'Aquila in tutto l'Abruzzo, lui è venuto per 6 mesi 27 volte, 27 volte in Abruzzo, anche in tuta, pur di essere presente. Ero io presente la mattina del terremoto del 6 di aprile, quando è arrivato, ha fatto il primo incontro e disse, mi raccomando, e disse a Bertolaso, mi raccomando, fate in modo che ogni aquilano, ogni abruzzese possa dormire sotto un tetto questa notte. E io devo dire che non è solo in quella circostanza. I ricordi innumerevoli anche in occasione delle ultime elezioni regionali, quando si è votato 4 anni fa. Lui è voluto venire 3 volte, è voluto venire in ogni capoluogo di provincia dell'Abruzzo, è stato dovunque. Quando non si sentì bene e dovette rinviare, ricordo ancora un appuntamento che aveva stabilito su Teramo, è voluto tornare la settimana dopo ed è venuto lì. Quindi a dimostrazione del fatto che lui amava l'Italia, ma amava anche l'Abruzzo e gli abruzzesi, lo ha dimostrato con i fatti, lo ha dimostrato col suo grande cuore.